E anche qua a Milano la Lega è sempre molto attiva, qui in Piazzale Cadorna, per una manifestazione contro l'euro. Sì, l'euro sta distruggendo gli stipendi della gente, quindi bisogna assolutamente fare qualcosa più presto. Tra qualche mese ci saranno le elezioni europee, sarà una buona occasione per spiegare i buoni motivi che ci spingono a chiedere l'uscita dall'euro. Com'è la risposta della gente? A me sembra positiva, qui, ma soprattutto quando giriamo nei mercati, quelli settimanali, nelle periferie, perché lì c'è la gente che fa la spesa e deve fare i conti con gli euro. E quindi quando si accorge che con i soldi con cui prima, con la pensione con cui prima riuscivano a fare delle spese decenti, oggi riescono ad arrivare a malapena la terza settimana del mese quando li va di lusso, ecco, lì vengono fuori dei bei pareri sull'euro. Interessante. Domani ci saranno le primarie della Lega Nord, una novità assoluta, chiede se è fatto. Ma io credo che sia un'occasione fondamentale perché i militanti della Lega si possano esprimere. È la prima volta che la Lega fa delle primarie, è importante partecipare per dimostrare che tutti i militanti tengono alla Lega e che la Lega è un partito vivo e forte. Speriamo che ci sia una grande partecipazione. Allora diamo le coordinate, per i tesserati di Milano dove devono venire per votare? Allora, i SOM di Milano possono venire in via Bellerio, abbiamo predisposto, dove c'è la segreteria provinciale della Lega Nord, abbiamo predisposto un ufficio apposta per permettere a tutti di votare col massimo della segretezza. Domani giornata di primarie per la prima volta nella storia della Lega Nord. Sì, un bel momento di partecipazione, 17 e oltre 1000 persone potranno esprimere liberamente il proprio candidato, ma soprattutto poi daranno anche un'indicazione sul futuro della Lega. Una bella giornata. E da una sfida 5 è diventata una sfida 2, si aspettava questi protagonisti? Assolutamente sì, sia Matteo, senza nulla togliere gli altri, per carità, che sono impegnati sia in questa campagna che per tanti anni nella Lega, però sicuramente sia Umberto Bossi che Matteo Salvini hanno qualcosa in più, lo hanno già dimostrato e anche in futuro continueranno a dimostrarlo indipendentemente dall'esito delle primarie di domani e del congresso poi del 15 a Torino. Tra le scelte della Lega futura sembra esserci anche una politica contro l'euro. Assolutamente sì, abbiamo dimostrato anche con professori universitari, con studi, con scritti che l'euro per noi è stata una truffa. Bossi l'aveva già detto 20 anni fa, qualcuno non l'aveva colto, purtroppo oggi lo viviamo sulla nostra pelle. Matteo Salvini lo ha ripreso in maniera intelligente confrontandosi e approfondendo la discussione con professori universitari, sarà uno dei cavalli di battaglia della Lega soprattutto per risollevare il nord da questa crisi che veramente ci sta mettendo in ginocchio. Anche a Milano si sente molto la crisi? Assolutamente sì, lo vediamo qui alla Fiera degli Obei, dove la gente compra poco, ma in generale in centro e nelle periferie, in tanti negozi che chiudono, c'è bisogno di sganciarsi dall'euro, ma c'è bisogno anche che il governo, e non lo sta facendo il governo Letta, dia politiche concrete di sostegno e di sviluppo all'impresa, all'economia, all'artigianato, agli agricoltori. E invece vediamo soltanto tasse, aumenti dell'IVA, nuove gabelle, sicuramente così non andiamo né in Europa né da nessuna parte.